Tutti erano adrenalina. In questo video non avevo praticamente nulla da fare, non avevo un video pronto. Ho detto: sapete che c'è? Mi faccio un piccolo make-up. Allora, praticamente io oggi ho la pelle che è perfettissima, però andrò a utilizzare lo stesso il fondotinta. Però non faccio una base mega strutturata perché c'è la pelle bella oggi, senza nessun brufolo, un po' di rossore. E quindi con il fondotinta io vado a prendere questo di Tertio. Comunque i miei trucchi sono tutti tipo cinesi, questi fasulli. Mi sta finendo infatti, però è della mia tonalità ed è veramente favoloso questo fondotinta perché io ho la pelle secca e praticamente questa è la colorazione numero 2 e praticamente. Proprio, cioè, non esce, guardate. Ah, un goccio, ok, tanto poco me ne serve per fare più che altro dalla faccia, quindi vado a prendere quello nuovo. Ecco, questi sono i disagi di una persona. Avevo questi trucchi da tanto tempo e non ho mai fatto un tutorial, anche se per vedermi meglio, ragazzi, comunque volevo dirvi, questa è un po' più chiara, la fondotinta perché è l'uno, sì, è molto chiaro, verrò tipo una bambola di porcellana. Volevo dirvi, sotto qua sotto c'è una piccola rotellina, mettete il video a 720 HD. Così potete vedermi in HD, così potrete vedere meglio la palpebra mobile, perché con questa risoluzione mi vedrete un po' sfocato. Quindi mettete la risoluzione 720 se volete vedere questo tutorial. E quindi iniziamo. Allora, io metto il fondotinta prima. Sì, è molto chiaro. Ma chi se ne frega? Io ho messo il flash, tipo mi sto cercando, non potete capire. Mettetelo dappertutto, anche qua negli occhi come base. Con la Beauty Blender, che è la mia Lercia, oramai dovrei cambiarla. Andate a sfumare tutto. Andate a ricompattare il vostro colorito. Qua non è moltissimo bianco, cioè alla fine io ho la pelle pure bianchissima. Questa è la colorazione numero uno, cioè non mi posso lamentare. Va a riempire per l'appunto tutta la faccia, la face. Ok, ora che avete applicato il vostro meraviglioso fondotinta, andiamo a truccare gli occhi. Non so fare il contouring, quindi non lo farò. Andrò a utilizzare questa Naked 8 che vi ho mostrato in questo video nella informazione. E praticamente non so come capasso si chiamano i colori. E andiamo a prendere praticamente il pennello che abbiamo trovato dentro. E vado a prendere praticamente. Mamma mia, quanto sei lercia! Andiamo a prendere un poco di questo marroncino scuro. E quello accanto che è leggermente più chiaro per fare l'angolazione, diciamo l'angolo esterno. Andiamo a prendere un bel po' di prodotto. Comunque devo dire che questa è costata pochissimo e tipo è molto scrivente, ma molto molto molto. Allora facciamo praticamente, iniziamo da qua in questo modo. Comunque non vi preoccupate un po' se la metterete un po' alla cazzo, però poi, scusate della parolaccia, però poi giustamente andrà sfumata, quindi poi mettetela. Tanto per dare un poco di profondità, anche se devo dire la verità, mettere un bel po' di colore per dare un po' di profondità alla pietra. Niente, comunque in questo video parlerò un po' perché sennò sarà tutto in silenzio. Sono molto felice perché ho visto che molte persone stanno iniziando a seguirmi su Instagram. Ultimamente sto facendo delle stories tipo molto pazze, molto molto pazze, quindi volevo ringraziare anche tutti i nuovi iscritti. Mi piacerebbe moltissimo che voi cresciate, perché io comunque vi ricordo che faccio dei nuovi video dal mercoledì al sabato. Voglio dire,
faccio nuovo video il mercoledì e il sabato, quindi in teoria lo potete vedere, oggi c'è stato il video ed è sabato, non ho un orario preciso per caricarli, comunque di solito è sempre dopo tipo mezzogiorno. Dopo aver fatto questa sfumatura, questa angolatura, scusate, il mio primo trucco da fare questo, se mi capoccherò un po', andiamo a sfumare. In questo caso io ho il pennello proprio che applichi e sfumi, che ho trovato dentro questa palettina, per dare un po' di profondità all'angolo, niente di più. Poi andiamo a prendere quest'altra palettina dell'Arianna, che è Lecce perché la uso spesso. Andiamo a prendere praticamente questi due colori, facciamo un piccolo mix con questo pennellino che trovate dentro, che si è tutto sfragassato. Vedete se ce l'ho nuovo. Aspettate un secondo. Sì. Almeno lo vado a utilizzare nuovo, però è l'Erbshow, quindi lo dovrei pulire. Come pulisco i pennelli? Volete proprio saperlo? Con una salviettina praticamente struccante e vi toglie tutto, pure l'ira di Dio vi toglie. Cioè guardate, adesso vi mostro, io lo strofino un pochettino, però non tanto perché questi tendono a levarsi, queste spugnettine, vedete un po' di lanciuno da tolto. E adesso facciamo un mix di due colori, ovvero prendiamo il blu, vedete che bel blu, e l'azzurro, oppure prendete e fate direttamente così e andiamo a colorare tutta la parte inferiore della parte, però anche con questi due colori che io trovo veramente bellissimi e poi sono luminosissimi, come potete vedere come colori sono molto shimmer. Andiamo a prenderne un altro po', e niente, vi stavo dicendo, sono molto felice perché più che altro, come dire, non mi aspettavo questo riscontro da parte da voi, mi stanno arrivando i molti direct, quindi sono molto felice per questo. E poi andiamo a prendere di quest'altra palettina questo blu che perde tantissimo, è un blu elettrico vicino al viola che è molto polveroso, e infatti ogni volta che lo metto poi va a finire che praticamente me lo ritrovo tutto nelle guance, e lo andiamo a mettere praticamente qua nella parte finale. Vedete, di questo ce ne vuole veramente pochissimo perché attacca che è una meraviglia. L'andata a ricongiungere diciamo con il vecchio marrone. È un po' impressione mia, questo pennello sta scrivendo una merda, uso questo che è molto meglio. Oh sì, vedete già com'è più scuro questo pennello, è una meraviglia poi. Ora, dopo aver messo tutto questo blu, andiamolo un po' a sfumare.
avrete un po' questo effetto così, molto naturale. E adesso prendiamo la matita nera e facciamo una bella linea, una sfumata molto anni 90. Bella cicciona. Comunque io con questo flash non ci sto vedendo proprio niente. Dovete credermi, perché ce l'ho proprio in faccia. E tipo mi sto truccando un po' alla cieca. E dopodiché è continuato anche sotto, però molto finemente, fino a quasi metà occhio, però non tutta. Fate una piccola codina, dopodiché andate a prendere il bianco, qualsiasi vostra palette, e andate a riempire l'interno dell'occhio. Io vado a prendere di questa palette questo bianco champagne, così voi mettendolo nella riga interna con un pennello praticamente vi verrà lo sguardo un po' più aperto. Oh mio Dio, brucia tantissimo. In questo modo, dopodiché mascara. Allora, il problema di questo mascara, che è il Pumped Up Mascara Volume Express, è che è molto 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 liquido, ma molto molto, quindi quando praticamente io lo vado a stendere non si asciuga facilmente, quindi in teoria io vado a levare l'eccesso e vado all'applicazione. Vi ricordo che io non sto vedendo un cazzo in tutto questo. Poi, siccome a me piacciono i look molto da dura, vado a prendere un bel rosso per le labbra, un rosso fravola. Questa è fravola, sembra un po' bottana dal colore, però no, è il rosso fravola. Infatti adesso è proprio impercettibile, non è proprio boom. E adesso andiamo a fare le sopracciglia, e io per le sopracciglia ho un colore che è favoloso, che è un ombretto favoloso. Aspettate, prima le unisco, così vengono un po' più 3D, che io, vedete, ho le sopracciglia molto chiare, però visto che sono rosse, in teoria ora le faccio un po' sul marroncino. Arrivo a prendere questo marroncino e lo sfumo con questo grigio un po' scuro, un po' di questo, un po' di questo, e vado a riempirle. Si stanno un po' scurendo perché sembrano tipo grigie le mie sopracciglia.
detto comunque riguardante il mascara, già praticamente si è sciolto tutto, ve l'avevo detto, quindi adesso andremo a levare l'eccesso. Dopo di che andiamo a prendere un illuminante che andremo a mettere qua nell'angolo. Sopra, sotto la sopracciglia, e niente, vado a truccare anche l'altro occhio a telecamera spenta, così vi faccio vedere il risultato finale. Fatemi sapere comunque se questo trucco vi piace e se lo fate, e fatemi un po' sapere voi. Niente, il make up è finito, devo dire la verità, gli occhi mi piacciono tantissimo, non mi piace la bocca, infatti volevo cambiare e mettere una tonalità un po' più calda, tipo marrone. Quindi andiamo a togliere sto schifo e mettiamo una tonalità marrone. Vedete, è un rosso un po' buttanella. Appena risalta secondo me il colore dei miei capelli. Vado a prendere questa tinta labbra matte, che già avete visto in parecchi miei video. Ed è un marrone molto scuro. Cazzo con questo flash. Sono uscito fuori. Ma questo in teoria si asciuga subito. Sì, mi piace meglio come ci sta. Possiamo scendere i capelli. E niente, adesso ve lo mostrerò un po' meglio nel dettaglio, io lo adoro. E niente, vi ricordo che ogni mercoledì e sabato uscirà un mio nuovo video. Questo per me è stato un video un po' una novità, è la prima volta che mi trucco un po' seriamente. Fatemi sapere se vi piace e adesso ve lo mostro meglio. E niente, spero che vi iscriviate e che diventiamo comunque una grande comunità. Vi lascio qua sotto nell'info box tutti gli info dove potete trovarmi. Se volete sapere qualche cosa nello specifico, il rossetto, l'ombretto, eccetera, eccetera, che marca sono, eccetera, eccetera, ve lo farò sapere. E niente, vi mostro meglio il trucco fuori, che c'è magari più luce. Allora, questi sono gli occhi. Aspettate, non vedo un capo. Vedete la sfumatura, io l'adoro. Questo blu molto elettrico. E niente, fatemi sapere se vi piace e ci vediamo ad un prossimo video. E niente, comunque adoro. Ciao!